Ciao a tutti! Come avete visto dal titolo, in questo video mi appresto a rispondere alle domande che mi avete posto sotto il video che vi ho lasciato qualche tempo fa in merito appunto a un video ask che avevo intenzione di fare. Avevo deciso di fare questo video perché nel tempo, ormai sono quasi 4 anni che sono su YouTube, tanti di voi mi hanno fatto diverse domande in generale, non solo curiosità specifiche sulla mia vita, e mi è sembrato carino, insomma, rispondervi, racchiudere il tutto all'interno di un video, cosa che non riuscirò assolutamente a fare perché io non immaginavo, ma mi sono arrivati tantissimi, tantissimi messaggi di richieste, eccetera, eccetera. Io sotto il video, quello in cui vi chiedevo appunto di pormi delle domande, ho 52 commenti, alcuni dei quali sono con all'interno varie domande. Poi ne ho alcune sotto un altro video e ne ho alcune su Instagram. Come mi aspettavo, le domande sono abbastanza toccano argomenti a cui tengo tanto e che sono anche belli densi e importanti, diciamo. Quindi io credo sinceramente che farò almeno due video. Ora tengo d'occhio l'orario e rispondo a quello che riesco a rispondere, poi magari più avanti facciamo un secondo video sperando che due video bastino. Vi voglio ringraziare tantissimo perché io ho deciso di fare questo video immaginando, tra virgolette, le domande che potevate farmi. Non ci sono becere curiosità sulla mia vita, sono contenta di aver fatto passare questo messaggio, come sono, insomma, e che tipo di argomenti mi piace affrontare sul canale quando esulano dal make-up, dallo style in generale, come è un po' l'argomento del canale. Ho trovato delle persone sensibili dall'altra parte che mi hanno fatto anche dei grandissimi complimenti e le solite incredibili manifestazioni di stima, per cui non vi ringrazio mai abbastanza. E appunto sono felice di poter rispondere a queste domande. Credo proprio che potrò rispondere a tutte senza alcun problema. Allora, io ho aperto il mio video qui sotto. Procedo semplicemente dal primo commento che io vedo. In giù, non ho altro criterio di scelta. Tante domande si somigliano, nel senso che ci sono argomenti più battuti di altri, quindi magari poi io leggo tutti i commenti, però magari poi su alcuni andremo un po' più veloci che su altri, ma cominciamo subito. Allora, la prima domanda che leggo me la fa Sirene Volanti. Ovviamente vi saluto e vi ringrazio tutte. Mi dice: ciao Selvaggia, la mia domanda è una sola. Potresti raccontare in breve la tua esperienza all'università? Grazie, se risponderai, un bacio. Allora, io sono laureata in giurisprudenza. Io ormai sono vecchia, quindi quando mi sono laureata io non c'era la divisione in triennale, più biennale, era il vecchio ordinamento. Quindi il mio corso di giurisprudenza è stato un classico corso di giurisprudenza, tra virgolette, perché io mi sono laureata all'Università degli Studi di Brescia e quando mi sono laureata io il corso in giurisprudenza era iniziato da pochissimi anni, quindi dipendeva ancora dalla Facoltà di Economia e Commercio, per cui ho fatto, mi pare, 5-6 esami in più rispetto ai normali corsi di giurisprudenza che c'erano allora, perché alcuni erano di economia, dipendendo dalla Facoltà di Economia e Commercio. In merito al mio corso di studi vi posso solo dire che è stato un periodo della mia vita assolutamente sereno. Ho affrontato l'università con estrema tranquillità, non ho riscontrato particolari difficoltà, gli studi che ho fatto mi sono piaciuti molto. Avrò modo di dire, forse rispondendo ad altre domande, che i miei interessi, diciamo, culturali magari erano più mirati su corsi di storia e filosofia, ad esempio, ma la mia è stata anche una scelta in base poi al mio futuro, quindi alla possibilità di trovare lavoro, eccetera. Devo dire che in giurisprudenza ho trovato una facoltà molto meno tecnica di quello che immaginavo, che dà particolare voce anche ad esigenze più culturali, più profonde. Lo studio della storia del diritto, della filosofia del diritto, delle procedure, anche se non si direbbe,
vanno a toccare temi che riguardano scelte politiche di civiltà di un popolo. Come un popolo decide di processare, ad esempio, è una scelta politica. La filosofia del diritto va da sé, è lo studio del pensiero e del diritto. Quindi ho trovato molti lati interessanti in questo corso di studi. Per quanto riguarda la mia esperienza specifica, allora, mi sono laureata in tempo, ai tempi erano 4 anni il corso di giurisprudenza, e ci ho messo 4 anni e 3 mesi, compresa la tesi. Il primo anno ho fatto tutti gli esami previsti durante il primo anno, il secondo anno ho avuto una battuta d'arresto pazzesca perché sono stata bocciata in diritto costituzionale, e per una che è sempre stata brava a scuola, innanzitutto la bocciatura è stata pesante da digerire, ma poi l'esame in sé mi era diventato un blocco praticamente, quindi andavo all'appello e non riuscivo poi di fatto a sostenere l'esame e tornavo a casa. Purtroppo però ovviamente quell'esame era propedeutico a tanti altri, per cui il secondo anno ho fatto solo 2 esami e in diritto costituzionale ho preso 19, voto che mi ha macchiato definitivamente il libretto universitario, perché poi ho recuperato alla grande, perché al terzo anno ne ho fatti 8 o 9 di esami. E io avevo come voti, ho avuto 6, 30 lode, 7, 8, 30, vari 28, un 29, qualche 27, qualche 26, un 24 mi pare, e il famigerato 19. Il che mi ha portato poi, nonostante abbia preso il voto massimo alla discussione della tesi, che è una tesi che mi è piaciuta tantissimo perché mi sono occupata dell'affidamento dei figli minori in caso di separazione e di divorzio, una tesi molto giurisprudenziale, quindi focalizzata su eventi, quindi su processi reali. Quindi, nonostante abbia preso il massimo dei voti, comunque mi sono laureata con 106, che va benissimo, e poi alla fine il voto, insomma, sono passati 20 anni, il voto ha una rilevanza relativa, diciamo che una soddisfazione personale alla fine. Comunque è stato un bel periodo in cui mi sono divertita, avevo amici, è stato un bel percorso. Poi, ciao Selvaggia cara, qui mi scrive Milcoffee 1973, ciao Carmen. Ciao Selvaggia cara, mi piacerebbe sapere in cosa vorresti che tua figlia ti somigliasse caratterialmente una volta diventata adulta e in cosa vorresti invece non ti somigliasse. Ti abbraccio forte, con questo rossetto sei un incanto, grazie. Allora, in cosa vorrei che mi somigliasse? Diciamo che nel fatto di manifestare l'affetto con facilità, e ne ho già parlato anche nel tag Essere Donna, Daphne è una bambina molto affettuosa che manifesta senza problemi i suoi sentimenti, un po' come me. Questo mi fa molto piacere perché fa bene a se stessi e fa bene alle persone che amiamo. Mi piacerebbe che fosse curiosa come me, che avesse voglia di imparare, ma sono convinta che non avrà problemi in questo senso perché lo è già più di me. Diciamo queste le cose fondamentali. In cosa vorrei che non mi somigliasse? Vorrei che Daphne avesse un po' più coraggio di me. Io sono una persona che si è molto autofrenata nella vita, spesso e volentieri, un po' dipeso anche da una mia mancanza di sicurezza in certi periodi della mia vita, su di me proprio, e dal fatto che mi sono sempre accompagnata, che fosse la persona con cui stavo, l'uomo con cui stavo o le amicizie, a personalità molto forte e piene di interessi, perché sono queste le persone che mi attraggono, come già vi ho detto, ma quelle personalità hanno un po' offuscato la mia, non perché l'abbiano fatto loro, ma perché io l'ho permesso. Nel senso che mi sentivo sempre un po' meno di loro, quindi ho sempre preferito brillare di luce riflessa, ho sempre preferito incentivare e sponsorizzare la vita di chi amavo rispetto alla mia. Vorrei che questo Daphne non lo facesse perché io mi sono resa conto di avere una mia individualità, una personalità in realtà forte anch'io, forti interessi, forte passioni in tarda età, tra virgolette. Ho tutto il tempo per fare tutto, per l'amor del cielo, però insomma, se Daphne avesse più sicurezza in sé prima, ne sarei molto felice. Ci sono gli indizi perché questo in realtà accada, perché è già una bambina con un carattere bello forte, bello spiccato, quindi penso che non ci siano problemi in questo senso. Poi,
Mrs. Sweet Alice, ciao. La mia domanda per te, pensi di essere felice o appagata? Anzi, è appagata, un domandone del secolo. Cara Mrs. Sweet Alice, no, non sono sincera, non credo di essere né felice né appagata, ma perché fondamentalmente io non credo sarò mai felice e appagata. Adesso cerco di spiegarmi un po' meglio. Io ho moltissimi motivi per ringraziare il cielo nella mia vita. Ho tantissime ragioni per considerarmi una persona fortunata e ho tantissimi motivi di gioia quotidiani, anche piccoli, di quotidianità spicciola. Quindi ovviamente non posso che ritenermi fortunatissima e felice, tra virgolette, no? Ma la felicità, a mio avviso, è un'altra cosa. Felicità vuol dire essere in pienezza con se stessi, sentire di avere intorno a sé tutto quello che si vuole avere, non parlo di possesso, ma anche nel senso che alla fine, parliamoci chiaro, conta anche quello, ma soprattutto di essere quello che si vuole essere. In questo senso mi collego alla seconda parte della domanda sull'appagamento. Io non sono ancora quello che vorrei essere e probabilmente non lo sarò mai, perché comunque la tensione alla felicità, la ricerca della felicità probabilmente è la cosa che più di tutto ci fa andare avanti, la ricerca della bellezza, della verità, delle cose, non finisce mai nella vita e probabilmente meglio così. In senso, diciamo così, più blando, sì, posso dire di essere felice perché sono stata miracolata sotto tanti punti di vista. Quindi, in generale, io ho una vita fortunata, ovviamente. La felicità però è un'altra cosa e se la troverò ve lo dirò, ma non credo, nel senso che non credo che si trovi mai. Poi, Carmen Sconza. Io spero di leggere giusti i vostri nomi, mi perdonerete se sbaglio qualcosa. Ciao Selvaggia, premetto che essere madre sia cosa straordinaria e imparagonabile a qualsiasi altra esperienza. Nell'ascoltarti emerge chiaramente che dall'altra parte del video vi è una donna di spessore, grazie mille, che va oltre e non si accontenta, e l'hai capito questo. Mi chiedo pertanto con quale spirito tu abbia deciso di dedicarti esclusivamente alla famiglia, lasciando il tuo lavoro. Sono diventata mamma da poco, sono innamorata follemente di mia figlia, ma non vedo l'ora di tornare alla frenesia del mio lavoro. Mi piacerebbe sapere la logica che ti ha portato a questa scelta. Ti abbraccio ringraziandoti per la compagnia fattami quest'estate durante la lunga maternità forzata a letto. Innanzitutto, congratulazioni per la tua neomaternità. Vi leggo anche un'altra domanda che mi è stata fatta sotto il video tag appunto Essere donna, che è molto simile a questa e ce ne sono diverse di questo genere che vi leggerò poi. Così cerco di rispondere un pochino a tutto perché questo è l'argomento in assoluto su cui vi siete focalizzate di più. Angela Piccolo mi chiede: complimenti davvero, video meraviglioso, non so che dirvi io per tutte queste cose che mi scrivete, vi ringrazio tantissimo. È diverso dal solito, che mi ha portato a interrogarmi sul mio essere donna. Bellissima la riflessione sul coltivare le proprie passioni. Io avrei una domanda un po' personale da farti, alla quale non mi offendo se non vorrai rispondere, ma sono qui a risponderti. Premetto che sono laureata, non lavoro, sono una casalinga con una bimba piccolissima e ho sempre avuto il massimo rispetto per chi, per sua scelta o per mancanza di lavoro, fa la casalinga. Volevo chiederti, la scelta di rinunciare al lavoro per dedicarti alla famiglia è stata molto difficile e se il non lavorare più in banca ti ha mai fatto sentire incompleta? Grazie indipendentemente dalla risposta perché riesci sempre a trasmettermi un senso di positività. Io ringrazio immensamente voi di nuovo per quello che mi scrivete. Scusate se mi ripeto, ma ritengo che veramente io non lo faccio mai abbastanza. Allora, facciamo una piccola cronistoria delle mie esperienze lavorative, perché altrimenti non arriviamo al nocciolo della questione. Dunque, io vi dicevo, sono laureata in giurisprudenza, ho fatto 2 anni di pratica da un avvocato, ma mi sono resa conto che non era quella la mia strada. Nel senso che avrei fatto l'avvocato penalista più che il civilista, ma per fare l'avvocato penalista ci vuole uno stomaco diverso da quello che io ho.
cioè non ce l'ho. E quindi niente, ho cominciato a mandare dei curriculum perché sentivo l'esigenza fortissima di avere un'indipendenza economica e di poter andare via di casa dai miei, non perché ci stessi male, ma perché ritenevo che fosse il momento per farlo. E così ho mandato vari curriculum in banca. Per farla breve, io ho lavorato in banca quasi 15 anni, cambiando 3 banche. L'ultimo impiego che ho avuto è stato in una banca, mi pare che sia la quinta al mondo, inglese, che aveva aperto appunto degli sportelli in Italia. L'esperienza è stata pazzesca perché ho fatto di fatto una startup. Sono entrata in filiale praticamente insieme agli operai quasi e siamo partiti da un numero di conti correnti zero, clienti zero. Quindi è stato molto molto stimolante. Ora, il lavoro in banca non posso dire sia stata la mia massima aspirazione o che rispondesse in tutto e per tutto al mio gusto rispetto al lavoro. Io sono più umanista, senza ombra di dubbio, ma il lavoro in banca comunque non è certo un lavoro da ragionieri, non lo è più. È cambiato completamente rispetto a quello che era quando sono state assunte le persone, ad esempio, che hanno l'età di mio papà. È stata un'esperienza bellissima. L'ambiente di lavoro era stupendo perché eravamo tutti giovani, considerate che avevo 30 anni e non so, il capo area ne aveva 2 più di me. Era un ambiente giovane, era un ambiente dinamico, molto molto bello. Poi nel 2007 è accaduto quello che è accaduto e che sappiamo tutti, la crisi finanziaria mondiale che ha messo a tappeto il sistema finanziario, bancario in generale. Poteva secondo me quello essere un momento di riflessione vera e in quel momento c'è stata l'occasione di cambiare il concetto di banca o di negozio finanziario e far tornare la banca ad essere banca. Purtroppo, a mio avviso, quell'occasione è stata sprecata, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che comunque c'è stata questa crisi pazzesca che poi si è un po' riflessa su tutto il sistema bancario mondiale. Le cose sono cambiate parecchio. Io sono sempre stata bene, nel senso, nel mio piccolo mondo stavo bene, nelle filiali varie che ho girato stavo bene, ho cambiato diversi ruoli, tutti interessanti, ho avuto dei capi veramente eccezionali, direttori, capi area, eccetera, i più alti in grado, colleghi e colleghe con cui mi sono trovata sempre benissimo, l'ambiente di lavoro è sempre stato molto positivo. Succede però a un certo punto che questa banca inglese comincia a riflettere sull'esigenza di rimanere in Italia oppure no. Hanno cominciato a ventilare voci di vendita di sportelli, di riduzione del personale, eccetera. Allora, io non sono stata obbligata a fare la scelta che ho fatto in nessun modo. È stata una scelta volontaria, ma è stata una scelta indotta dalle circostanze. A un certo punto la banca ha deciso per una forte riduzione del personale. Sono entrati di mezzo i sindacati e si è arrivati a un accordo sindacati-banca per cui è stato concesso a un tot di dipendenti di aderire a un esodo volontario. Io di fatto sono un'esodata. La cosa è successa in un periodo della mia vita in cui già riflettevo molto sul mio stile di vita, perché io uscivo di casa la mattina alle 8, quando andava bene ero a casa alle 6, se c'erano riunioni ero a casa anche molto più tardi. Era già tantissimo che non venivano più pagati gli straordinari, quindi io lavoravo gratis per buona parte della giornata. Gli stipendi erano ai minimi storici, nel senso che appunto senza straordinari, senza bonus, senza nulla, non immaginate le situazioni di privilegio che c'erano anni fa per quanto riguarda i dipendenti bancari. Noi eravamo arrivati ad avere 13 mensilità come tutti gli impiegati, non avevamo più la 14ª, non veniva più distribuito premio produzione da anni. Appunto, non c'erano straordinari e gli stipendi erano assolutamente assimilabili a quelli di un buon impiego, assolutamente
decorosi, nulla da dire, ma non privilegiati come una volta. Le condizioni di lavoro non erano quelle di una volta. Io ero in una filiale enorme in cui probabilmente 30 anni fa ci sarebbero stati 15 dipendenti, eravamo in 4. Tanto lavoro, tanto stress, tanta pressione, pressione sui budget. Noi dovevamo vendere, vendere, vendere. Punto. Ma non noi, la nostra banca, cioè tutti i bancari, ma lo vedrete anche da clienti se frequentate le banche. Purtroppo noi eravamo costretti a questo tipo di lavoro e quindi la qualità del lavoro era calata tantissimo, a mio avviso. Mettiamoci poi che avevo una bambina di 3 anni, che quando uscivo di casa dormiva e quando rientravo a casa era già stata lavata, e aveva già il pigiama, doveva cenare e andava a letto oppure dormiva già. Ho cominciato a interrogarmi su tutte queste cose e è capitato questo esodo per cui ho avuto la possibilità di licenziarmi. Avendo un indennizzo, quindi io comunque sono andata via non gratis, quindi liquidazione più un tot di mensilità a coprire appunto la mia uscita volontaria. Mettiamoci anche che io non ho mai trovato la mia realizzazione personale nel lavoro fuori casa. Perlomeno non in quello. A me non manca quel tipo di vita perché non era quello che mi stimolava. Non mi sono abbruttita stando in casa, nel senso che io non mi vestivo e non mi truccavo per andare a lavorare. Non era quel tipo di frenesia che mi faceva sentire viva. L'avrete capito se mi seguite, io sono una persona che ha moltissimi interessi e io ho colto la palla al balzo di questa occasione, sì, per fare la mamma e mi sono resa conto di quanto avrei perso se non avessi preso questa decisione. E ovviamente vi parlo di me, cioè ogni decisione è legittima e non giudico nessuno che abbia preso decisioni diverse dalle mie, tutt'altro. Però insomma mi sono accorta che a me come persona certe cose sarebbero mancate tantissimo nella vita se non avessi potuto farle per quanto riguarda mia figlia. E in più ho sempre pensato che quella poteva essere l'occasione per realizzare veramente me stessa. Io nel lavoro fuori casa ho sempre visto un'ottima occasione per intrattenere dei rapporti sociali e per imparare le cose del mondo, anche in un mondo cattivo come è stato quello della banca degli ultimi anni. È servito, mi è servito tanto. Lo vedevo come un modo per guadagnare, per avere dei soldi in più rispetto a quelli che ho. Ma la mia vera realizzazione non è stata mai, mai il lavoro. Io ho una vita pienissima, al di là del fatto che comunque non sono propriamente una casalinga, nel senso che ovviamente faccio la casalinga perché mi occupo della casa, ma aiuto mio marito nell'amministrazione del suo lavoro. Lui è un libero professionista e facendo io il lavoro che farebbe una segretaria, risparmia i soldi che darebbe una segretaria, quindi di fatto i soldi che lui non spende corrispondono a quelli che io prenderei se facessi un part-time. Ovvio che mi manca l'indipendenza economica che avevo prima. Io prima prendevo un buon stipendio e lo potevo gestire quasi completamente a mio piacimento. Non erano pochi soldi, non erano neanche tantissimi, ma sono onesta, non erano pochi. Quelli mi mancano. Mi mancano perché comunque le esigenze sono sempre più alte. La bambina cresce e crescendo la bambina crescono le spese. Quindi insomma devo accontentarmi un po' di più rispetto a prima. Mi manca un pochino, sono onesta, un certo riconoscimento per il fatto appunto che ho studiato, che sono laureata, che nel mio lavoro venivo trattata come la dottoressa Sostegni, ora questo accade meno e io sono onesta, ve le dico tutte le cose, anche questo un pochino mi manca, ma non mi manca tutto il resto. Sono contenta della decisione che ho preso, non è stata una decisione facile da prendere, è ovviamente stata una decisione condivisa in famiglia, mio marito era assolutamente d'accordo, abbiamo deciso insieme.
lo rifarei perché mi posso godere la mia bambina, la posso educare io, e lo rifarei perché ho aperto il canale, lo rifarei perché mi sto occupando delle cose che mi piacciono per davvero. Sto cercando di realizzare un grande sogno che avevo nel cassetto da tanto e che avevo dimenticato. Ho il tempo per farlo e quindi ecco, sono queste fondamentalmente le motivazioni che mi hanno spinto a questa decisione. Se ci saranno altre domande simili nel proseguo del video, andrò un pochino più veloce. Allora, poi mi chiede per Licia 19, ti abbraccio fortissimo. Ciao tesoro, gran bella idea, non vedo l'ora di ascoltarti nuovamente. Volevo sapere, una donna così ricca come te, grazie, dalla quale si potrebbe solo imparare, ha ancora qualche sogno nel cassetto e qualche rimpianto? Bacio anche per la piccolina e Daphne, come sempre, ti ringrazia. Sì, lo dicevo prima, ho un grandissimo sogno nel cassetto, ho tanti desideri per il futuro, ma ho un grandissimo sogno nel cassetto, che spero prima o poi di realizzare. Non ne parlo molto perché un po' mi vergogno, non so se sono in grado, però ci sto provando e mi auguro che la cosa funzioni. Questo sarà un anno decisivo per quanto mi riguarda, perché mi ci butto, mi butto a pesce, probabilmente avrò anche delle scottanti delusioni, ma pazienza, tanto nella vita si hanno comunque, quindi tanto vale provarci. Per quanto riguarda gli impianti, che ti devo dire? Non lo so, perché sono sempre un po' contraria al discorso se tornassi indietro rifarei o meno quella cosa. Perché alla fine se tornassi indietro sarei la persona che ero quando ho preso determinate decisioni. E io mi rendo conto di non aver mai tradito me stessa in quel particolare periodo della mia vita. Quindi comunque ho fatto delle scelte, ho intrapreso dei percorsi di vita che mi somigliavano, allora mi somigliavano, quindi credo che tutto quello che è accaduto mi abbia portato dove sono e penso quindi che vada bene così, considerato che ho una vita comune e che non ho dovuto fare chissà quali ribaltoni alla mia vita, direi di non avere rimpianti grossi almeno. Poi, scusatemi che vado a risparmio energetico, vediamo se riesco a rispondere almeno altre due o tre domande. Hai fatto, stai facendo un percorso di conoscenza interiore? Questo me lo chiede, Loving di M. Se si intende un percorso, diciamo, prescritto, che sia, religioso, spirituale, così via, no, non lo sto facendo. Se si parla di un percorso interiore, di conoscenza di sé, individuale e non solo, sì, lo sto facendo da parecchio tempo, direi da tutta la vita, perché io, cioè, viaggio sempre un po' col cervello, con la coscienza, sono sempre abbastanza, combattuta, riflessiva, cerco sempre di autoanalizzarmi molto, questo fin da giovanissima. Diciamo che negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, anni, 2 anni, diciamo, lo sto facendo sempre, sempre di più e mi sta servendo moltissimo. Poi, Robby Hepburn mi chiede: ciao, mi piacerebbe sapere se tra i tuoi progetti futuri c'è quello di tornare a lavorare come dipendente o perché no aprire un'attività in proprio, magari quando la tua bimba sarà più grande. Allora, non c'è tra i miei progetti futuri quello di tornare a essere dipendente. Se poi vi dovessi dire che, cioè se trovassi, dico la verità, un lavoro part-time, non rifarei più un impiego a tempo pieno, un lavoro part-time non troppo impegnativo dal punto di vista degli orari, dello stress mentale, non mi farebbe schifo un piccolo stipendio da portare a casa. Questo, lo dico sinceramente. Ma ovviamente non è una mia aspirazione. Per quanto riguarda l'aprire un'eventuale attività, vi dico la verità, ci ho pensato tanto e fino a un anno e mezzo, 2 fa, e forse ve l'avevo anche detto, l'attività commerciale, tra virgolette, mi ispirava parecchio. Rimanendo un po' nel settore di cui tratto sul canale, ovviamente, o abbigliamento eventualmente. Poi ci ho ripensato innanzitutto per ragioni puramente pratiche, per aprire un'attività ci vogliono prima i soldi e quindi insomma
non è semplicissimo. Per ragioni storico-economico-politiche, non è forse questo il momento più adatto per buttarsi nel commercio, e anche per ragioni mie di aspirazione personale. Quando ho aperto il canale, vedevo nell'ambiente la mia possibilità futura di guadagno, diciamo, non dal canale, ma dal settore, quindi non so, aprire una profumeria, entrare in società, in qualche negozio e così via. Col tempo mi sono resa conto che non è neanche questa la mia vera strada, ma è quella che ribalta il mio sogno nel cassetto famoso di cui vi parlavo prima. Comunque, mai e sempre non fanno parte del mio modo di concepire la vita, quindi può succedere di tutto, si può cambiare idea sempre. Poi mi chiede Mariangela Ambrosone: hai avuto esperienze negative di falsità con persone amiche a cui tenevi? Hai archiviato il rapporto? Lavorativamente cambieresti qualcosa? Faresti una laurea, vediamo, diversa da quella che possiedi? La bellezza la definisci in... Ecco, su questa domanda poi chiudo qui la prima parte del video perché ce ne sono tantissime. Dunque, alla prima rispondo molto velocemente. Hai avuto esperienze negative di falsità con persone amiche a cui tenevi, archiviato il rapporto? Ovviamente sì. Chi può dire di non averne avute? Non ne ho avute tantissime. Non sono state particolarmente scottanti, cioè ci sono rimasta molto male in alcuni casi, ma si va avanti nella vita. È successo a tutti. E sì, ho anche archiviato i rapporti. Lavorativamente cambieresti qualcosa? Ho praticamente già risposto a questa domanda. Faresti una laurea diversa da quella che possiedi? Anche qui non so se tornando indietro farei storia e filosofia, forse sì, non lo so. Però lo so il tuo discorso di prima del tornare indietro. Ho fatto giurisprudenza e mi è anche piaciuta. Diciamo che mi prenderei la seconda laurea sicuramente, anzi può darsi che io lo farò, che io lo faccia in futuro, perché sì, no, credo proprio che lo farò in storia e filosofia, senza dubbio, mi devo laureare in storia e filosofia. La bellezza la definisci in, ma anche questo è un domandone da 100 milioni di dollari. La bellezza è composita di un milione di cose, di armonia, direi. Armonia fra tante tante cose. La bellezza di una persona è armonia tra l'essere e l'apparire. Quello che si vede da fuori deve rispecchiare il più possibile quello che c'è dentro. Quando c'è questa sovrapposizione perfetta, come se fosse qualcosa da ricalcare tra il dentro e il fuori, c'è la bellezza, secondo me. Poi ovvio che ci sono dei canoni oggettivi, però cambiano anche rispetto alle mode e così via. Quindi alla fine penso che sia questa corrispondenza di fatto che rende un po' armonici. Mi viene da pensare ai greci antichi che parlavano di kalos, kai, agathos, quindi bello e buono. Dove si intendeva appunto questa armonia, che poi è l'armonia che si riscontra nella natura, nelle cose naturali, appunto, su cui l'uomo non è intervenuto. La natura ha sempre delle ragioni e ha sempre la bellezza. Sì, direi che la bellezza è armonia tra la testa, lo spirito e il corpo. È abbastanza semplice, anche se complesso da raggiungere. Vediamo, dai, proviamo a rispondere a un'altra domanda. EasyTab 72. Ciao Selvaggia, la mia domanda è: quali sono le tue YouTubers preferite? Hai mai pensato di diventare una makeup artist? Rispondo prima alla seconda. Non ho mai pensato di diventare una makeup artist, non ne ho le capacità assolutamente. Dovrei iscrivermi a un corso, dovrei fare una scuola. Io non credo nell'improvvisazione. Mai, neanche se si deve stirare una tovaglia, bisogna impararle molto molto bene le cose. Non credo che avrei la costanza per farlo, perché è una mia grande passione, ma non penso che potrebbe diventare il mio lavoro. Non è quello che intendo fare. Quali sono le mie YouTubers preferite? Sono tantissime. Io sono iscritta a un sacco di canali, non seguo tutto di tutte, nel senso che di alcuni canali guardo solo una determinata tipologia di video. E di altre le mie amiche fondamentalmente leggerei anche, guarderei anche se leggessero l'elenco del telefono. Alla fine le mie YouTubers preferite sono quelle che mi sentite nominare di fatto, sono quelle con cui tra l'altro ho avuto la fortuna di instaurare dei rapporti personali anche nel caso in cui non le abbia ancora viste di persona, ma poi sono anche altre che magari non sanno neanche della mia esistenza, ecco.
Devo essere onesta, YouTube nell'ultimo periodo per me ha una valenza diversa rispetto a quella che aveva anche solo fino a 2 anni fa, come utente intendo, nel senso che lo prendo con molta più leggerezza. Ho avuto un periodo in cui ero abbastanza invasata, in cui guardavo tanti 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 video, che poi è il periodo che è coinciso con la decisione di aprire il canale, ad esempio. Nel tempo mi concedo delle bellissime serate iper rilassanti, guardando più video, magari me li metto nei guarda più tardi e mi guardo le mie amiche tutte insieme. L'ho fatto ieri sera con latte e biscotti ed è stata una bellissima serata. Sono iscritta a tanti canali, ripeto, ma seguo quelli a cui poi alla fine sono più affezionata. Vediamo che ore sono. Vediamo se riesco a farne un'altra. Lucia Natale. Bacio anche a te, mi chiede, nel corso dell'ultimo anno ti trovo molto cambiata, almeno da quello che traspare dai video, noto un'ombra di tristezza nei tuoi occhi. È una sensazione più o meno giusta? Questa è una cosa che in tante mi avete chiesto, o mi avete fatto notare anche sotto altri video. Non c'è tristezza nei miei occhi. Ho avuto dei periodi, non quest'anno, l'anno prima, difficili. Anche dal punto di vista di salute, della salute, che poi alla fine, fortunatamente, o si sono risolti o sono in via di soluzione, quindi non ci sono problemi in questo senso, ma mi hanno lasciato uno strascico abbastanza importante di stanchezza, anche perché i miei problemi di salute hanno influito sul mio tasso di ferro nel sangue, quindi mi avete vista anche molto stanca perché carente di ferro, quindi di fatto di forze, è stato proprio così. Ho avuto dei problemi abbastanza seri dal punto di vista della sintomatologia, quindi ci sono state delle volte in cui ho fatto i video perché tanto era l'entusiasmo, tanta la passione, tanta la voglia di non abbandonare mai il canale, ma ci sono stati momenti in cui li ho fatti con estrema difficoltà. Quindi ecco, non tristezza, ma stanchezza sì, di conseguenza un filo di preoccupazione perché comunque quando non stavo bene non è che fossi molto felice. E poi vabbè, la cosa è coinciso con durante quest'anno questo ripensare a me stessa e alle mie aspirazioni e poi la decisione appunto di provare a realizzare tutto quello che avevo accantonato in passato. È stato un anno di autoanalisi molto molto importante, che non è assolutamente terminata, sono nel pieno, sono nel vivo di questa cosa. Quindi ecco, questo è quello che forse avete, cioè voi avete notato probabilmente meno spensieratezza, meno leggerezza, anche una voglia di affrontare le cose con un po' più di sostanza. Perché appunto ho avuto queste vicende, ecco, però ecco, non sono triste assolutamente. Io con questo però vi devo salutare perché siamo già oltre la mezz'ora di video, non voglio tediarvi oltre, non farò immediatamente dopo questo un altro video ask, ma vediamo di chiudere prima di Natale con tutte le vostre richieste. Io intanto vi mando un bacio. E alla prossima se vi va. Ciao!